Chiara Ferragni lavora duramente per arrivare pronta alle nozze del prossimo 1 settembre. Mancano esattamente 10 giorni. Fedez e la fashion blogger si godono gli ultimi giorni a Ibiza. Come sempre, attraverso le Instagram Stories, commentano H24 la loro giornata. Nella notte, per esempio, Chiara e Fedez hanno lasciato Leone con la Tata, e si sono goduti una serata di bagordì, insieme agli amici. Dal Beer Pong ai cicchetti da bere solo con la bocca e mani dietro la schiena. Insomma, un addio al celibato nubilato comune, anche se entrambi hanno già festeggiato ormai un mese fa. Per Fedez e Chiara, comunque, sono giornate importanti. Si stanno godendo appieno la crescita del piccolino appena arrivato al quinto mese di vita senza trascurare il lavoro e l'aspetto fisico come la palestra. Certo, c'è anche qualche piccolo intoppo. Per esempio, a evidenziarlo è Chiara Ferragni che ieri pomeriggio ha postato una stories dal tono disperato. Sì, perché come scrive nel testo della storia apparsa su Instagram, Chiara Ferragni è tormentata da tosse e raffreddore forti. Non gode di ottima salute, insomma, al momento. Ed è normale che sia in apprensione visto che il gran giorno si avvicina. Il 1 settembre i tè Ferragnez renderanno noto blindata, e, probabilmente, invivibile per gli altri turisti. Intanto, però, sempre su Instagram, Chiara ha condiviso una foto più che estiva, mentre prende il sole su un gonfiabile con lato B in bella vista. E non sono di certo mancate le polemiche. Chiara Ferragni ha postato su Instagram una foto del suo lato B sempre al centro delle cronache. La gravidanza, a quanto pare, non ha lasciato strascichi sul fisico tonico e ascetto della fashion blogger. Lo scatto dall'alto mette in risalto rotondità troppo perfette. E c'è chi sottolinea nuovamente di ricordarsi di essere una mamma. Questa volta Chiara non sta zitta. Ti vorrei ricordare che sei una mamma, scrive un utente, e Chiara risponde per le rime. Grazie del promemoria. Senza questo commento mi sarebbe sfuggito di mente. E c'è chi rilancia. Chiocciola Chiara Ferragni, oramai sei diventata come le altre che mette in mostra solo il culo e basta. Quindi posso dire che sei diventata una di quelle, chiocciola Chiara Ferragni, punto vergognati senza rispetto alcuno di chiocciola Fedez. Veramente vergognoso, chiocciola Chiara Ferragni. Sei caduta veramente in basso a pubblicare solo foto del culo. A proposito del fisico di Chiara Ferragni. Come sta dopo la gravidanza? A far chiarezza è la diretta interessata in uno dei tanti commenti alla foto sul lato B postata nella giornata di ieri. La fashion blogger rispondendo a un utente che si è complimentato per il suo stato di forma solo dopo 5 mesi di gravidanza, ha spiegato come ancora abbia molto da lavorare. Mi mancano 2-3 kg per tornare allo stato perfetto, ha detto Chiara, ma adesso non voglio pensarci, e mi godo appieno le vacanze, starò più attenta una volta tornata dalle vacanze. C'è chi, però, visti i risultati della Ferragni a livello fisico scherza pure. Beh, se fare un figlio ti porta ad avere questo stato di forma,